Mi trovo nella mia Milano, alle chiuse di Leonardo in via San Marco. Qui il grande genio italiano sviluppò una delle sue tante opere, appunto un sistema di chiuse che consentivano la piena navigabilità dei navigli milanesi, superando i dislivelli che le imbarcazioni incontravano lungo il proprio percorso. E proprio il 15 aprile, anniversario della nascita del grande Leonardo da Vinci, si celebra oggi la prima giornata nazionale del Made in Italy, istituita dal governo Meloni per celebrare il genio italiano. Una giornata di festa e di orgoglio nazionale, nella quale vogliamo ribadire il nostro impegno al fianco dei settori produttivi che ci riempiono di orgoglio e che tutto il mondo ci invidia, non più soltanto le cosiddette 4A, abbigliamento, arredamento, automotive, agroalimentare, ma anche tanti altri pezzi del nostro artigianato e della nostra manifattura. Sono tantissime le filiere che rendono grande l'Italia in Europa e nel mondo e che dobbiamo tutelare e promuovere sempre di più, perché nella competizione globale noi vinciamo grazie alla qualità. E sappiamo che su questi temi in Europa la battaglia è durissima, perché non tutti parlano la stessa voce e hanno gli stessi interessi, e quindi è una battaglia quotidiana che ho e abbiamo cercato di fare in questi anni al Parlamento europeo, impegnandomi su temi fondamentali: lotta alla contraffazione, alla concorrenza sleale, rafforzamento delle indicazioni geografiche sia nell'agroalimentare che, per la prima volta, nei prodotti artigianali e industriali, tutela della proprietà intellettuale e tribunale dei brevetti, riforma del codice doganale, difesa delle nostre produzioni dalle follie green. Un impegno concreto che deve continuare nei prossimi 5 anni, in stretto raccordo con un governo che finalmente crede e investe nel Made in Italy. L'8 e il 9 giugno abbiamo la grande opportunità di rafforzare questo impegno per costruire finalmente un'Italia più forte in Europa.